Ciao ragazze! In questo video voglio parlarvi di una palettina di correttore che sto utilizzando tantissimo, che mi sta piacendo tantissimo. Ed è questa qua. Questa è la palettina di L'Oreal Infallible Total Cover, che è appunto una palette con 5 correttori. Io mi sto trovando benissimo, mi sono trovata bene anche con il fondotinta. Se volete vi lascio nella scheda il link alla recensione anche col fondotinta, che è dello stesso tipo, quindi sempre Infallible Total Cover. Allora, all'interno ci sono tre correttori beige, poi uno viola e uno verde. Ha 24 mesi di PAO e ha 10 grammi di prodotto, quindi 2 grammi di prodotto a correttore. Non ha uno specchio ed è fatto così. Si vede che lo sto utilizzando tantissimo, soprattutto questo e questo. Questo perché praticamente questo verde lo utilizzo tutti i giorni sui rossori. Non so se vedete il solco che c'è già. È un po' sotto le occhiaie. Perché ho gli occhiai che danno un po' sul rosso. Io non soffro tantissimo di occhiaie, però quando sono molto stanca mi escono leggermente e allora io utilizzo questo e ultimamente sto utilizzando solo questa palettina. Mi sta piacendo tantissimo, ho utilizzato anche varie volte il viola, magari per illuminare alcune zone del viso e come correttore sui brufoletti oppure nel viso sto utilizzando questo che è il più chiaro. Sicuramente utilizzerò anche gli altri due durante l'estate perché sono scure per il mio tipo di pelle e soprattutto possono essere utilizzate secondo me per sfumare per fare un po' di contouring. Attualmente non lo sto utilizzando perché per fare il contouring sto utilizzando altri prodotti. Comunque mi sta piacendo tantissimo, soprattutto questo verde. L'unica cosa che posso dirvi è che non va. Prima lo utilizzavo con le spugnette, ma preferisco utilizzarla col dito. In realtà mi è stata data anche una spugnetta ben definita per questi correttori, però dopo averlo provata per un po', ho provato a utilizzare le dita e secondo me va meglio perché, innanzitutto, io qui soffro un pochettino di screpolatura se magari mi lacrimo gli occhi e utilizzando la spugnetta che prendeva più prodotto metteva in evidenza questa screpolatura. Invece, utilizzando le dita, prendendo poco ma poco prodotto, riesco a sfumarlo benissimo, ne basta pochissimo. Infatti all'inizio ne utilizzavo molto di più rispetto adesso riesco a graduarlo, quindi ne basta pochissimo. Praticamente qui pigiate appena appena il dito e poi lo passate nella zona interessata e sfumate. E non lo so, mi sta piacendo perché comunque mi dura tutto il giorno. Questo qui per i brufoletti va benissimo perché comunque li copre e mi trovo benissimo, però vanno sempre fissati con una cipria perché sennò secondo me mettono in evidenza soprattutto le rughette di espressione, quindi vanno sfumati bene subito applicata la cipria. Non lo so, mi piace, ve la consiglio, costa intorno ai 15 euro, almeno io l'ho pagata 15 euro, 14,90 per l'esattezza, se non sbaglio adesso è scontata da quel sapone. Ve la consiglio se la volete provare, se volete provare una palette di correttori, diciamo valida. Io adesso ne ho acquistato anche altre perché ne voglio provare altre e poi vi farò sapere anche su quelle, magari delle palettine che costano meno di questa, sono ancora più low cost. E mi è piaciuto utilizzarla anche in combo con appunto il fondotinta dello stesso tipo. Sono dei correttori abbastanza cremosi e non troppo pastosi. Quello mi piace perché non mi piacciono i correttori molto pastosi, quindi sono anche più facilmente sfumabili. L'unica cosa appunto che vi ho detto è che basta pochissimo prodotto perché sennò se mettete troppo prodotto vi fa un po' il viso ingiassato e magari mette in evidenza le rughettine, invece se mettete la giusta quantità va benissimo e non avete bisogno neanche di prendere altri correttori. E niente, fatemi sapere se voi l'avete provata, cosa ne pensate, se anche voi state provando altre palettine di correttori, se magari vi siete trovati bene con qualche palettina, magari me la volete consigliare. Se è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!